Eccoci, ciao Alan, ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti. Eccolo Ah, c'è anche Dani, anche Daniele. Eccolo. Diciamo che hai un No. colorino non proprio sano, però tendi un po' all'arancione oggi, però va bene. Fa così. Sì, in Bene, effetti non ragazzi. sono sanissimo. Allora, quasi non si vede neanche il fulmine, perché sei giallo come il fulmine di Flash. È anche Va bene. bloccato. Esatto, e cosa facciamo? Andiamo con la sigla? Così iniziamo con le prime notizie. Vai, Sì, sigla. vai. Eccoci, Eccoli. diciamo che guardiamo il tuo ologramma oggi. Ma diciamo che con quel giallo lì forse è meglio che adesso ripristini una telecamera migliore perché non è così sano, sai come. Bene, oggi in realtà abbiamo messo tra le varie argomenti un po' di aggiornamenti sulle gigafactory, no, che ci stanno nascendo attorno. Questo è uno degli argomenti in realtà che abbiamo. Qualche notizia, non è anche aggiornatissima, era sempre tra quelle di agosto, mentre ne eravamo in ferie e con i piedi nell'acqua. Partiamo un po' a condividere quello che sta facendo KTL. Ricordiamo che è ancora uno dei player principali, diciamo, di produzione di batterie, cioè il primo in realtà, il principale, nel senso che è ancora il più grande produttore. Sappiamo che LG ha promesso che non lo sarà ancora per molto, però insomma non è ancora riuscito a scaricare a terra LG tutte le promesse. KTL è ancora indiscutibilmente il primo in questa fase. E qui ci propone un altro grosso investimento, perché si parla di una nuova factory in Ungheria, perciò che vedremo dopo che anche riportato è la seconda in Europa. Però diciamo che è sicuramente prima per dimensioni, perché 100 gigawatt-ora escono dall'ordinario anche per. Ottimo, Dani, sei tornato a colore normale. Colorito vivo. Esatto, perché già la prima Gigafactory è già partita, diciamo, nel 2019 in Germania per produrre dagli 8 ai 14 gigawatt-ora di energia. Mentre quelli di cui stiamo discutendo oggi si parla di 100 gigawatt-ora per un investimento di oltre 7 miliardi. Non male, direi. E qua c'è anche una spiegazione in realtà del perché hanno scelto l'Ungheria, perché dicono che ci sono molti plant, diciamo, dei loro clienti come Mercedes, BMW, Stellantis e Volkswagen in quell'area. Che dire di altro? Sono proprio Diciamo due che lire, sì, infatti. cosa vuoi che sia? È bello che riescono comunque a mettere in piedi investimenti di questo tipo. Importantissimo. 221 ettari e 100 gigawatt. Questo appunto parlano di l'inizio nel 2022, perciò Quando si prevede, lo dice. ho letto, aspetta, ma no, secondo me non è parlato. Allora, nello stabilimento attuale c'è scritto che hanno iniziato nel 2019 e si prevede che entro la fine di quest'anno vada in produzione, quindi 3 anni, diciamo almeno altrettanti 3 anni, anche se qua è quasi 10 volte più grande, quindi, anzi oltre 10 volte più grande, ma avranno anche un po' più di esperienza, anche di logistica, perché oltre a produrre le celle, poi la logistica, se dei materiali in ingresso e delle batterie in uscita, anche quello coinvolgerà sicuramente una buona regione di attorno. Già. Esatto. Vero. Bene, diciamo chiudendo il capitolo KTL, però abbiamo degli altri progetti di costruzione celle.
alcuni che abbiamo diversi nodi, diciamo, fatti al fazzoletto, tra cui quello di Talvolta, che qua dicono che sono pronti a partire, Dani. Oh, perché sono... Che sei da quelle parti lì anche. Io volevo andare a vedere questa prima pietra. Era chiuso. Sono andato a cercare le pietre io qua. ho trovato chiuso. No, esatto, in questi mesi vigileremo, perché io sarò qui per parecchio, quindi vigileremo e diciamo che per ogni weekly, ogni lunedì, cercheremo di darvi qualche visione da qui vicino, perché io sono qua a Mirafiori e Talvolta dovremmo andare a vedere qua vicino. Quindi faremo dei sopralluoghi, faremo dei filmati, esatto, che vi forniremo. Esatto, anche questa notizia, diciamo che ha qualche settimana, perché è stata il 18 di agosto, in cui appunto si fa riferimento a un protocollo firmato tra appunto la società e le amministrazioni, proprio per far partire questa nuova factory, che qua si dice prima pietra nel 23, c'è qualcuno tra l'altro che nei commenti dice ma prima non dovrebbero togliere le pietre vecchie, perché effettivamente nasce questa nella vecchia sede Olivetti, perciò dove c'è già in realtà un building. Bisogna capire se riescono a sfruttare comunque parte dell'infrastruttura oppure se devono demolire e poi ricostruire. Questo si vedrà dal design che ho nelle immagini, dovrebbero o almeno una parte buttarla giù e rifarla, però magari una parte riescono a sfruttare qualcosa già esistente. Tra l'altro hanno anche studiato una nuova chimica, l'MNC. E questo deve essere solo un errore, diciamo, di battitura. Hanno invertito le lettere, però è un NMC. Qua si parla di un po' di anodo in silicio, credo un po', giusto Alan? Non c'è la totalità di anodo in silicio, giusto? No, ancora nello standard automotive ancora il silicio si limita a qualche punto percentuale, 5, massimo 10. Mm-hmm. Anche se anche lì migliorerà la tecnologia, cercherà per arrivare a percentuali perlomeno più alte, se non la totalità. Sì, diciamo che prima stavamo, mentre eravamo dietro le quinte, stavamo ragionando un po' anche sugli anni di investimento, no? Per qua inizierà nel 23, si inizia la produzione nel 25, ma qua parla di produzione di massa 27-28. Con allora calma. Esatto, ci stiamo interrogando se, cioè, come sarà il mercato nel 27 e nel 28 e se magari non ci saranno già a disposizione delle stato solido, che questo ovviamente potrebbe creare un po' di danno per loro, nel senso che se parti a fare una gigafactory così. Si stanno divertendo lì da te col muletto, dai. Ma qua... Allora! Si vede che sei bravo alla te. Oh, piano! No, diciamo sì, appunto, che se uno fa delle strutture per una determinata produzione, a meno che effettivamente lo stato solido non permette di usare le stesse identiche linee che si utilizzano ad oggi, però qualcosa di diverso c'è, già lo sappiamo, perciò chi lo sa. Comunque la produzione è attesa, sono di 45 gigawatt-ora, qui ci hanno già fatto anche un breve conto, cioè che con questa produzione si potrebbe arrivare a oltre 500.000 autovetture. Ad oggi anche il fatto che tengano la barra dritta solo sull'NMC, considerando poi anche la vicinanza con Stellantis e quindi con una certa categoria prevalente di auto, molte delle quali stanno passando su LFP in questo momento, poi chiaramente come evolverà il mercato anche su questo aspetto nei prossimi anni è da vedere. Anche questo, insomma, è un pochino controtendenza rispetto a quello che stiamo vedendo. Ma giusto per fare qualcosa che non abbiamo preparato, ma quante saranno le autovetture prodotte da Stellantis a Torino? Riusciamo a trovarlo? Perché potrebbe essere già un dato che ci fa capire quale potrebbe essere il mercato a disposizione, considerando però il fatto che Stellantis non sembra aspettare Talvolta, ma voglia fare la propria azienda di produzione. E addirittura
di riciclo a quanto ha detto Tavares settimana scorsa, quindi sembra proprio che Mirafiori sarà uno dei, o meglio che a Mirafiori si svilupperà il ciclo anche di recupero materiali dalle batterie, quindi è interessante. Quello che posso dire in questi giorni è che ho visto andar via bisarche di 500 e ce ne sono veramente tante parcheggiate sotto al sistema Vehicle to Grid che c'è qui a Mirafiori, perché c'è un sistema molto interessante con pensiline fotovoltaiche dove le macchine uscite di produzione vanno in un sistema sperimentatore Vehicle to Grid fatto proprio con Terna. Quindi la produzione si vede. Da quanto mi dicono indiscrezioni, e con questo mi gioco completamente la collaborazione, in questo momento è rallentata fortemente la produzione di 500, ma questo è un qualcosa che sicuramente è dettato dal mercato, come sappiamo, che è il mercato attuale, l'incentivazione, via dicendo. Comunque non ha disponibilità dei materiali. Sì, ma io credo che tanto che sia il mercato, è molto contratto in generale in tutta Europa, in particolare in Italia dove non abbiamo nessun incentivo interessante, quindi è un po' tutto fermo. Nel frattempo, ragazzi, ho trovato una news googolando che ci dice un po' qual è la produzione italiana, e qua vedete che la produzione italiana nei primi sei mesi del 22, vabbè, sono in contrazione del 13%, però la produzione è stata di 351.000 veicoli, cioè, ma non solo veicoli diciamo, come si chiamano, autovetture, ma anche commerciali, cioè la somma dei commerciali e dell'autovettura è di 351.000 macchine contro i 407.000 che erano stati prodotti l'anno scorso. Mettiamo anche le più rose previsioni, mettiamo che rimangono sui 400.000 veicoli, però vuol dire che c'è già solo la creazione di Italvol potrebbe sopperire a tutta la produzione automotive italiana. Basta che non se la prenda con calma. Se tutte elettriche, intendi? Per questo esatto, se fossero tutte elettriche, esatto, cosa che ci metterà un pochino. Perciò, insomma, siamo sempre molto curiosi di capire chi saranno effettivamente i clienti di Talvolt. Esattamente, sì. Ma flash battery, ovviamente. Lars magari ci verrà a trovare, chi lo sa. Come si fa a non andare a trovare Flash? Poi, a parte che penso se avete una sede così figa, solo per quello va bene. E andiamo a vedere invece cosa succede in Francia. Che anche un vecchio amico, cosa bollore in pentola. No, Marco, questo non si doveva fare. Bollore, dai, torna, dai. Bolloré, ne abbiamo parlato diverse volte, è stato, come dire, un precursore, no, dell'auto elettrica, perché ci ha creduto prima di tanti altri, e in Francia ne abbiamo già parlato diverse volte. Se siete stati a Parigi, diciamo, negli ultimi 15 anni, avrete visto queste vetture con la livrea in alluminio, che sono dei veicoli elettrici che Bolloré aveva fatto e studiato. E si fa un po' in casa, diciamo che è un grande gruppo Bolloré, e tra cui aveva iniziato a fare anche le batterie, e qui ci propone delle batterie a stato solido. Noi da informazioni dietro le quinte sapevamo che già ci stava lavorando già 4-5 anni fa, e prevede effettivamente di riuscire a arrivare al 26 e di mettere fuori davvero le prime produzioni di batterie, diciamo, allo stato solido. Cosa possiamo dire, Alan, un po' più tecnico qui? Saranno vere stato solido intanto, non quelle ibridine come ne parliamo spesso. Sì, esatto, infatti si vede bene anche da questa immagine dove oltre all'elettrolito stato solido, quello straterello azzurrino che c'è in mezzo, è evidenziato come da un lato l'anodo sia di litio metallico. Quindi non è solo l'elettrolita che cambia, ma anche effettivamente si utilizza l'anodo di litio puro, metallico, invece di utilizzare la grafite come oggi, come il silicio, anche come abbiamo visto prima nella news relativa a Italvolt, che sono delle strutture contenitive del litio, ma che servono per la stabilità. Ad oggi è l'unico modo per rendere le batterie stabili nel tempo e con un lungo numero di cicli.
ma che occupano spazio e hanno un peso, e che se si potessero togliere quello che si, diciamo, l'obiettivo delle batterie a stato solido è poter eliminare questa parte di strutture e usare il litio metallico per incrementare di molto, almeno del doppio, la densità energetica. L'altra cosa interessante è si esplicita che il catodo rimanga LFP. Esatto. Anche questo non è scontato. La tecnologia a stato solido in teoria si può applicare a diverse formulazioni di catodo, poiché dal punto di vista della sicurezza dovrebbe essere più sicura lo stato solido, perché lo stato appunto separatore dovrebbe essere una barriera più affidabile con i cortocircuiti, e quindi in teoria, sempre parliamo in teoria perché abbiamo visto anche qualche problemino su alcune batterie a stato solido che insomma ci fanno dire che non è automatico, insomma non è da dare per scontato questo, però in teoria potrebbero diventare anche essere, diciamo, ciò che fa cadere un po' il contro delle NMC, che sono meno sicure dell'LFP. Sicuramente non modificano in alcun modo il discorso approvvigionamento materiali, quindi sia i problemi legati al cobalto sia della disponibilità del nickel, quindi comunque può aver senso da questo punto di vista utilizzare il catodo LFP. È interessante vedere anche quanto in realtà Bolloré ha messo a disposizione per questo investimento, perché qua si parla oggettivamente di numeri importanti, perché si parla di 145 milioni in realtà per ricerca praticamente, e poi in realtà mette a disposizione tra i 4 e 6 miliardi per poi la produzione, per la creazione, insomma, dell'azienda. Comunque si parla produzione di massa nel 26, perché c'è ancora qualche anno prima dell'arrivo di questa tecnologia, quantomeno da parte di Bolloré. Sì, e ricordiamo che l'abbiamo visto, diciamo, ci siamo aggiornati anche noi sul tema poco tempo fa. È una tecnologia che Bolloré sta sviluppando da oltre 20 anni. Prima funzionava ad altissima temperatura, come nel caso delle auto di Parigi che menzionavi prima, quindi lavorava attorno ai 300 gradi, credo, sì, esattamente, del genere. Adesso sono arrivati a farle lavorare attorno ai 100-150 gradi e l'hanno sperimentata questa cosa su dei bus elettrici che possono permettersi di avere questo precondizionamento della batteria, perché lavorano tutto il giorno, perché possono essere tenuti in carica e in condizioni controllate. Quello che c'è da fare in ricerca e sviluppo per portarle sulla mobilità, sulle auto, è ridurre ancora di molto queste temperature in modo che siano funzionanti a temperatura ambiente e, insomma, quando uno va a prendere la macchina e sia pronta a funzionare senza bisogno di un preriscaldamento a 150 gradi. Esatto. E tra l'altro abbiamo anche un commento in merito, in sì. Realtà, adesso non vedo il nome di chi l'ha messo. Adesso lo recuperiamo. Alan. Alan Murarotto. Ciao Alan. Intanto lo saluto, che lo conosco. Abbiamo conosciuto anche noi. Esatto. Allora, che sembra appunto Bolloré una realtà molto più concreta e realistica nei suoi progetti e obiettivi. Sarà che sono per metà francese, ma penso che sia una società da tenere sott'occhio. Quello sì, anche perché non ci ha mai abituato, diciamo, a titoli da giornale se poi non c'era niente dietro, anzi magari faceva il prodotto prima di fare l'articolo sul giornale, e qua appunto ha fatto questo commento perché prima ne aveva fatto un altro che invece diciamo metteva qualche punto interrogativo sul progetto Italvolt. Chiedeva appunto: si può sparare in alto dicendo che con quel tipo di batterie si può ricaricare velocemente in 6 minuti? E lui dice: mi sembra improbabile, soprattutto a che prezzo? Diciamo che qui, quando si parla di minuti di ricarica, bisogna sempre andare a vedere in fondo nei sottotitoli. È vero, dipende effettivamente quali sono le condizioni, per quanto tempo, da che
stato di carica a quale stato di carica. Noi mentre commentiamo le notizie ci capita spessissimo di vedere questi toloni carichi in 5 minuti, poi in realtà è 40-80, cioè sempre una piccola percentuale della batteria e non la vera totalità. Perciò insomma terremo d'occhio e penso che come sempre terremo il nodo su Italvolt. Prima o poi ce lo toglieremo. Oh, esatto, perché qui Italvolt è più nodi, qui serve un pettine di quelli veramente enorme per spiegare questi nodi. E beh, effettivamente è vero, tante volte negli articoli si sparano dei numeri incredibili sulla ricarica e non si danno i dati, e spesso lo abbiamo spiegato, lo trovate in tante puntate, quindi sparare così a caso alla fine poi ti fa finire in quella parte di rubrica che non facciamo più, perché, o meglio, non facciamo più ufficialmente, ma si chiamava cazzettario, quindi attenzione a spararla troppo alta. Ecco, la regia ci riprende. Rivediamo il concetto che ci fa molto piacere in realtà, insomma, se sì. Ci sono delle realtà, soprattutto italiane, che sì. Riescono ad arrivare a queste produzioni di massa. È ovvio che facciamo sempre fatica quando non vediamo un business plan chiaro, perché, ripeto, i clienti sono una parte molto importante, secondo me, di un business plan. E qui ancora noi non li vediamo bene, vero? Ciao. Cosa facciamo? Andiamo alla se che c'è d'altro, esatto, guarda, qua, che qualcuno ci anticipa anche qua, c'è del fumo, ecco. C'è del guarda fumo. Leo che ci ha già anticipati, cosa dice Leo? Mettiamolo pure, in caso che di dici, incidente Leo? Con batteria che va a fuoco, da quello che ho visto personalmente sul lavoro, lo spegnimento da parte di vigile fuoco non è immediato come il termico. Beh, neanche il termico è immediato. Il termico è più immediato magari l'esplosione. Esatto, ricordiamolo sempre. Io ci ho rimesso una macchina per colpa di un termico. Per una termica. Fuoco. Esatto. Ricordiamo. No, quali sono le difficoltà dello spegnimento di un veicolo elettrico? Sono che la batteria ovviamente non è ben accessibile come può essere il vano di un motore termico, cioè questa è la difficoltà, ed è anche per questo che vuole più tempo, perché non riesci, se la batteria tu riuscissi a aprirla come un cofano e versarci dentro l'acqua sarebbe molto più veloce. In questo caso la batteria è sul pianale dell'auto, non è accessibile, però qui questo articolo parla invece di una cosa che tra l'altro anche noi non sapevamo e di cui ci informeremo meglio, però sembra interessante. Poi dice che praticamente il fondo, vuoi descriverlo tu, Alan? Sì, magari facciamo vedere qualche immagine. Vai. Intanto. Sì. Vuoi vedere il video o vuoi vedere? Ma sì, adesso l'avevo guardato prima se c'è qualche punto interessante. Comunque sia, i pompieri sono intervenuti per spegnere questa Tesla Model 3 che con il pacco batteria che andava a fuoco. Si vede che spruzzano molta acqua e alla fine hanno riportato che si è spento relativamente agevolmente perché il pacco batteria si è staccato dal pianale dell'auto, è caduto per terra e quindi sono riusciti più agevolmente di quanto potessero immaginare o di quanto avessero preventivato magari nei loro addestramenti, perché sono riusciti appunto a buttare acqua proprio sulla parte che faceva reazione e quindi a raffreddarla. L'hanno riportato a Tesla e Tesla ha confermato che è una cosa voluta, cioè che il pacco batteria è stato progettato proprio una combinazione di alluminio sul fondo e acciaio sulla parte superiore, proprio l'alluminio fonde temperature circa la metà di quelle dell'acciaio e quindi è fatto proprio per fondersi, separarsi, dividersi a metà e cadere, separarsi dall'auto. E sarebbe una cosa che mi lascia un po' perplesso, e voi la ricordate sicuramente, è che su Model S e Model X, per una questione di sicurezza, su un incidente che accadde anni fa, in cui fu coinvolta una vettura che schiacciò il gancio traino di un camion, fu applicato poi un fondo in titanio. Ricordate? Una lastra di titanio. Sì. Me l'avevano aggiunto successivamente. Anche a te, esatto. Sì.
E pensare che invece ora si va su un materiale così duttile come l'alluminio, al fine appunto di aprirla più facilmente, mi lascia un po' perplesso sul fronte della sicurezza. È anche un po' contraddittorio rispetto a quello che voleva fare Tesla, cioè proteggere il pacco batteria da perforazioni. Informiamoci, sì. Ce lo segniamocelo. Sì, sì. Ma sì, diciamo che questo, infatti, vedendo quell'immagine lì, che non sappiamo se sia poi vero, se sia stata in qualche modo costruita con queste celle sparse, singole, tutte separate, sembrerebbe proprio che si sia proprio bucata sul fondo e abbia fatto cadere le celle. Sì. Da come si descrive, invece, sembra più proprio una separazione del pacco intero, che mi verrebbe da pensare sarebbe più sarebbe più il contorno del pacco, o comunque la parte che, diciamo, come se si dovesse separare in due pezzi, quindi le parti di contorno dovrebbero cedere, non tanto il fondale. Secondo me in due pezzi non si aprirebbe così facilmente. Io mi aspetto, cioè, da come l'avevo inteso io, anche io pensavo che si sciogliesse proprio la parte sotto, perciò esponendo le celle. Poi ovvio che se c'è un gran calore magari anche il bonding si fondeva, perciò la struttura del modulo si poteva sciogliere. E questo vedremo, effettivamente non è compatibile col fondo in titanio. Sì. Vedremo cosa sì. Succede. Anche questa immagine mi lascia un po' così, mettiamola un ma po'... Ma anche perché poi mi chiedo, ma non, se fosse così, cioè Tesla non potrebbe utilizzarlo anche come marketing? È vero che far pensare a un pacco che prende fuoco non è mai bello, però tra le varie feature... E anche un pacco che si sbriciola. Feature di sicurezza magari potrebbe anche essere un plus. Vabbè. Vedremo, attendiamo approfondimenti. Sì. Anche perché, rimaniamo un po' così, assolutamente attendiamo approfondimenti, poi tra l'altro Claudio Cangialosi di Sicurauto lo conosciamo bene, quindi Claudietto, vogliamo informazioni. Tra l'altro guardavo che Leo ci ha scritto ancora nuovamente, che magari qua possiamo dare qualche informazione aggiuntiva, e sì. Qui dice, forse mi sono spiegato male, hanno lasciato una manichetta aperta con acqua per 3 giorni per raffreddarla, poi tutto coperto da un gazebo, i tecnici tutti guardati in tuta bianca e maschere di protezione. Allora, questo credo che sia effettivamente un po' esagerato, però dalle nostre esperienze, comunque abbiamo visto interventi di vigili del fuoco fatti su batterie, normalmente quello che fanno è prendono la batteria e la mettono dentro un contenitore pieno d'acqua, e lo fanno sia per le vetture intere sia per le batterie che riescono a estrarre solo le batterie. Questa normalmente è la procedura che hanno i vigili del fuoco, perché l'altra grossa differenza rispetto a un fuoco da combustibile è che non basta togliergli l'ossigeno, i reagenti sono già lì dentro la batteria, quindi la reazione può continuare, o si riesce a raffreddare, ma proprio in quel punto, in modo che si disinnesca, cioè la reazione ha bisogno comunque di una temperatura elevata per continuare, o si riesce a portare proprio lì in quel punto la temperatura bassa, ed è questo che quello che fa l'acqua raffredda in questo caso, oppure la reazione va avanti, e quindi se in questo caso magari con la manichetta aperta continuavano a tenere freddo l'intorno, quindi magari evitavano che l'incendio si propagasse ad altri materiali, ma non estinguevano la reazione nel suo interno, effettivamente può essere. Sì. Cosa ne dite? Andiamo alla notizia successiva? Ormai vai. Basta fuoco. Basta fuoco. Parliamo invece di un nuovo, ecco, mettiamo l'immagine, eccola qua. Qua sembrerebbe un nuovo record, nel senso che non so come si pronunci Xpeng. Vabbè, lo prendiamo così. Chiamiamo Xpeng noi in famiglia. Xpeng. La sua nuova vettura, che è questo G9, un SUV, dicono che appunto è il SUV più veloce la macchina più veloce in ricarica, e qui siamo andati a leggere un po' quello che dicono e promuovono. Effettivamente dicono che può caricare fino a 480 kW, che è un tantino, non male 480. Però ovviamente noi come sempre non è che prendiamo le notizie così, abbiamo fatto due conti, no? Allora abbiamo pensato un attimo.
quale poteva essere il pacco batteria, perché subito abbiamo fatto i conti con una 100 kWh ed era un po' pochino, comunque una macchina pesante, qua parlano di, anche di record di percorrenza, parlano di 700 km di percorrenza, perciò abbiamo pensato che poteva essere un pacco un po' più grosso, perciò abbiamo fatto i conti con un 120 kWh di batteria, per dimostrare cosa? Che a volte spararla troppo grossa, cioè andare tanto su di potenza, che comunque ci richiede le stazioni veramente molto grandi e una linea, una rete molto importante, sarebbe meglio lavorare sulla continuità di potenza, cioè non avere un picco altissimo di potenza di ricarica, ma poi che mi dura 5 minuti e poi scendo e la corrente media si abbassa molto. Perché facendo i conti, per raggiungere quello che loro dicono, dal 10% all'80% in 15 minuti, lo potrebbero fare tranquillamente con un hypercharge da 350 kW. Perché se hanno un pacco, ammettessimo anche che il pacco sia usato al 100%, hanno 120 kWh disponibili, al 70% diventano 84 kW, per caricare 84 kW contro 150 e 84 kWh contro 150 kW, diciamo siamo di sotto dei 15 minuti. Siamo al pelo, ma ci riusciremmo anche lì. Perciò insomma il suggerimento nostro in realtà è diamo continuità, perché spararle grosse e dire che carichiamo velocissimamente ma poi da 480 kW ci rimane pochissimo, non vale la pena. Lavoriamo sulla curva di ricarica, curva di ricarica, curva di ricarica, curva di ricarica, è facile andare tutti sul dritto, dico arrivo a 480 kW per poi quanto? Per pochi secondi. Sì, cioè, poi solo se arrivi ad un determinato stato di carica, se. Troppi se, e soprattutto, come ha detto Marco, stazioni di ricarica complesse con allacciamenti abominevoli, quindi stiamo parlando ovviamente di allacciamenti che richiedono cabine dedicate ancora più grandi di quelle che stiamo già installando, quindi alla fine in realtà la cosa importante sarebbe quella di lavorare bene sulla curva di ricarica, raggiungere una potenza che è quella disponibile in questo momento e mantenerla il più a lungo possibile, in questo modo accorci i tempi di ricarica, anche perché poi è vero che un obiettivo è quello dei 500 kW, è stato presentato addirittura il mega charger, quindi ci aspettiamo grandi cose, ma però facciamo cose pesanti. Sì, ma facciamo esatto, cose che funzionino subito. Ispeng. Voilà. E tra l'altro qua sì, c'era anche un altro articolo che parlava sempre dell'Ispeng, però sì, non è che, perché abbiamo cercato il kilowattora, ma non li dava. Abbiamo incrociato un po' di dati, perché parla di celle 4C, quindi che quelle che possono caricare in 480 kW, quindi 480 diviso 4 fa proprio 120 kWh come capacità nominale. Esatto. Sì. Però non dicono che le batterie fanno 15 cicli. Dopodiché cambi direttamente la macchina, tanto siamo consumisti. E vabbè, vedremo quando magari, chi lo sa, se gireranno anche per le nostre strade, vedremo. A quanto dicono il 2023 è l'anno dell'attacco delle auto cinesi al mercato europeo, e alcune auto che sono già state provate, tra cui quella proprio della BYD, pare che siano delle macchine veramente pronte per l'Europa. Veramente pronte. Staremo a vederle, a provarle. Bene, ragazzi, direi che ormai si è fatta una certa, ci mancherebbe una notizia, ma la mettiamo la settimana prossima, tanto non è così scottante. In realtà ne abbiamo due, ce ne abbiamo una in canna, ragazzi, che si parla di granchi, ce l'abbiamo lì dentro 3-4 puntate, ma... Non prenderemo un granchio, ma vogliamo parlarvi di granchi. Vogliamo parlarvi di granchi, ma il granchio aspettiamo un po' ancora. Vero Leo, sei pronto ad ascoltare questa notizia sui granchi? Sappi che è una notizia croccante. Va bene. Ragazzi, allora ricordiamo tutti i lunedì ore 18 Battery Weekly e decine, forse un centinaio almeno di puntate degli anni passati che le trovate tutte su YouTube indicizzate e sul sito di Flash Battery. Vediamo se la regia ce la manda qua sotto, flashbattery.tech.
Tech qua sotto, che potete andare a vedere e consultare per cercare notizie sulle batterie, notizie, approfondimenti. Ci sono gli approfondimenti di questi due personaggi qui di fianco su alcuni aspetti specifici, batterie allo stato solido, tutte cose che so che ci segue è interessato a conoscere. Andatevele a cercarli perché sono veramente veramente interessanti. Bene, bene ragazzi, a lunedì. Ciao a tutti. Da Mirafiori è tutto, arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.